Siamo all'ultima, insomma, degli incontri che abbiamo oggi per la giornata dedicata al fumetto, l'illustrazione, l'arte grafica e l'autoproduzione in generale. E intanto vi do questa piccola informazione logistica, cioè che è iniziato il live drawing di gruppo, che vedrà turnarsi, insomma, alternarsi 16 artisti diversi che andranno a formare un disegno unico. La situazione è abbastanza punk, come vedete, abbiamo già Studio Pazzia che ci sta lavorando in una situazione che è precaria a dire poco, però i nostri artisti e artiste sono tutti in gamba e sono sicuro che la porteranno a casa. È un esperimento questo che stiamo facendo, vediamo che succede. Qui sul palco con me, invece, al microfono abbiamo Militanza Grafica, che è un po' l'ospite speciale di questa edizione. Come dicevamo prima, abbiamo in mostra un po' delle sue opere, ma ha anche fatto un'illustrazione ad hoc per questa edizione di Sherwood, che potete vedere stampata gigante in bar grande. Intanto grazie per essere venuto, insomma. Non è la prima volta ai nostri microfoni, sei già stato nostro ospite allo Sharebooks Festival nel 2022, un annetto e mezzo fa, in quello che è stato un po' il tuo primo tour, insomma, intenso, diciamo, no? Ci siamo incontrati anche lì, insomma, ed ho riascoltato l'intervista che avevamo fatto. E tra le varie cose che dicevi anche che per te era tutto un brivido nuovo, non sapevi bene cosa cavolo stesse succedendo, eri nel vortice, non sapevi bene dire dove stavi andando, cosa stavi facendo, cosa stavi provando, era tutta una cosa. Ecco, un anno e mezzo dopo abbiamo delle risposte. Allora, intanto se, siccome c'è un sacco di gente che sta guardando un sacco di banchetti, se potete fare un unico applauso a tutti i volontari dello Sherwood Festival, che da anni mettono in piedi sta roba, quindi sarà l'unico applauso che chiamo. Poi adesso fate un sacco di casino, fatevi i cazzi, vabbè. Comunque dicevo, in realtà una risposta ce l'ho, è il fumetto, ma in realtà non è ancora chiara, cioè nel senso che è una continua fame. E nell'ultimo periodo, fra l'altro, mi sono ritrovato anche in zone d'Italia dove non sono mappate particolarmente anche dal movimento militante. E quindi ritrovarsi a volte nelle condizioni di dover discutere e dover interloquire con arie un po' anche fuori aria è stato un altro shock, un altro. Però è importante anche, no, non raccontarsela sempre tra chi la pensa più o meno come te, insomma, andare a cercare di confrontarsi con chi magari può essere vicino a quello, alle tue ideologie, ma non è proprio dentro al tuo mondo, no? Penso sia una sfida interessante. Questo è la scoperta, rompere un confine è la cosa migliore che puoi fare. Non è retorica, non è retrologia, a parte che la retorica è una cosa meravigliosa perché è l'arte del convincere, ma non è la retorica attuale, invece attualmente vissuta, attenzione anche ai termini. Però al netto di questa giusta e corretta divisione, è una cosa meravigliosa, perché il potersi interfacciare, il poter scoprire, è qualcosa che io vedevo e tutti noi vedevamo magari da un render, il famoso ponte sullo stretto di Messina, poi ne parleremo, però poi vidi le arie, te ne rendi conto se lì c'è il corpo, capisci? E le cose sono drammaticamente differenti rispetto a quanto è la distrazione del mass media, quindi evviva il movimento, esatto. Perdete treni. No, poi parlando appunto di mass media e di rompere gli schemi, eccetera, però diciamo la tua carriera artistica, il percorso di Militanza Grafica, chiamiamolo così, no? Poi magari parleremo anche di come è iniziato, che insomma è una storia che ci hai già raccontato ma che è sempre interessante, però possiamo dire che comunque nasce in un momento particolare, però nasce comunque e cresce sul web, tramite i social, tramite Instagram, tramite il tuo sito, lo shop online, eccetera, eccetera, eccetera. E tramite soprattutto ovviamente anche i contatti umani che tu stringi viaggiando, eccetera, però la radice di tutto, la base di tutto è il seguito che sei riuscito a ottenere nella comunicazione social. Ora,
l'internet e il social è passato nel tempo da essere una prateria inesplorata dove potevi fare tutto, dove potevi creare programmi open source, potevi regalare cose alla gente, potevi scaricare in maniera illegale, eccetera, eccetera. Da quello è diventato invece i social, soprattutto l'emblema invece del controllo, del potere, eccetera, eccetera, eccetera. Come vivi la tua presenza social e il fatto che comunque il social è diventato un po' questa cosa qui e che comunque tu ci sei dentro? Cioè, senti di... Ovviamente poi sappiamo tutti che il social è uno strumento, dipende come lo usi, dipende cosa ci fai, eccetera, eccetera, e come lo vivi. Però tu senti di riuscire a, in una certa misura, fottere l'algoritmo, fottere la piattaforma? Non lo so, io mi sento sui social network come potrebbe essere su un social network un centro sociale, quindi ce ne sono tantissimi in questo paese, e quindi evviva la possibilità di interpretarlo come solo uno strumento, come in questo momento un microfono che ho in mano, ma le parole e la coscienza e l'esperienza che una persona e un militante possa avere nella collettività è qualcosa che in realtà non potrà mai essere sostituito né da un chat GPT, né benché meno da una OpenAI o benché meno da qualche algoritmo strano. Credo che la regola del gioco chiaramente sia in mano a quelle persone o a quelle tipi di strutture che stanno alla base poi della stessa creazione poi tra l'altro di social network, quindi anche qui smettiamole in parte di avere la narrazione un po' alla film del social network, no? Il famoso film dove qualche genio della lampada mette questa espressione sul vetro, cioè, non lo so, va bene, bello il romanticismo, io sono estremamente purtroppo malinconico, però non è esattamente così la realtà. E io la vivo malissimo, continuerò a viverla male, continuerò a fare un sacco di errori e preferisco perdere un treno. Quindi lo uso solo come un microfono. Basta. Ci sta. No, certo, viverla male è il segreto di tutto. Malissimo. E no, invece appunto, nonostante appunto la tua popolarità, il tuo seguito nasca un po' lì, comunque rimani legato a quella che è la carta stampata, sì, al manifesto, che le persone possono prendersi, diciamo, staccare dalla mostra per poterlo acquistare, insomma un tuo format molto interessante, ma soprattutto a un certo punto hai deciso di stampare un fumetto, ecco. L'ultima intervista che abbiamo fatto insieme un anno e mezzo fa c'era questo fumetto nell'aria che doveva uscire, non si sa bene cosa, e adesso esiste, è questo qui, scusate il disturbo, lo trovate chiaramente al banchetto di Militanza Grafica, nonché sul suo un sito web, insomma dove vi pare. E appunto hai scelto di usare la tua arte per fare un fumetto. Non è una scelta scontata, nel senso che si poteva fare un artbook, un libro illustrato, un diario di viaggio, che ne so, un sacco di cose. Hai scelto di fare un fumetto, che dir si voglia non è una cosa facile, ci sono dei linguaggi narrativi, insomma, da conoscere, insomma una cosa complicata, quindi ti volevo chiedere come mai alla fine hai deciso questa via. Perché proprio il fumetto? Perché questo tipo di fumetto? E soprattutto perché no, anche per conoscerti un po', insomma, quali sono a livello narrativo a fumetti le tue influenze principali, insomma le cose che più hai apprezzato in questo linguaggio e che magari a un certo punto ti hanno spinto a scegliere questo piuttosto di un altro? Allora, sicuramente nasco e cresco all'interno del manifesto, la fustella da 50 centimetri per 70, io arrivo da lì e... Però mi rendo anche conto a un certo punto che narrativamente parlando, dopo tot di chilometri, non era più possibile raccontare o condividere con le compagne, con i compagni e con le compagne di tutte, di ovunque, di qualsiasi posto io, no, mi trovassi, le storie singole di una zona, le storie singole di una parte di quell'asse del tempo che a volte non viene, viene dimenticata. Questa è la parola più sincera. E quindi nei 50 centimetri per 70 non c'era la possibilità di riuscire ad esprimere tutto questo. Quindi io lo dico davvero a tutti, non fate mai un fumetto. Cioè è stato un casino, cioè è stato difficilissimo, cioè io sono stato malissimo, non capivo più una cippa di niente. Cioè il 31 di dicembre, lì, mentre c'era la gente che faceva il brindisi, io ero a casa a finire le ultime tavole. Cioè è un'ansia costante. Non è meme questo, eh? No, totalmente reale. Grappa, canna, lì, via, ciao. Così era. Però
perché c'è un'ansia costante. Poi il primo, cioè il primo ancora di più, cioè non capisci. No, ma poi le persone normali, con tutto il rispetto, fanno un percorso, cioè fanno un fumetto da 4 pagine, poi da 8, poi da 10, poi forse hai fatto un libro subito. No, vabbè, attenzione, sono state 2 piccole palestre, ma importantissima. Una palestra è stata Bucce, che è una fanzine bellissima di nord di Milano, dove regalai una striscia di 3 pagine chiamata La tribù dei piedi liberi. A piede libero, vabbè, più o meno si è capito, spero. L'altra in realtà è una palestra che è stata qua prima di noi, che è Antifanzina, che al ventennale del G8 mi disse: boh, fai questo artwork, questa copertina. E io sono andato in paranoia per un po' di mesi e poi l'ho girata e ok. Però sì, una mattezza comunque fare questo salto a una storia così lunga, insomma. Però hai fatto bene come hai fatto, anche perché comunque tu l'hai spiegato in tante interviste, insomma hai scelto anche di non affidarti a un editore, insomma di fare un'autoproduzione, insomma hai visto anche tu dove siamo. Per noi l'autoproduzione è una cosa importante, è una cosa che rappresenta una serie di cose, rappresenta una necessità di espressione, rappresenta una necessità narrativa. È rischiosa, decidere così da zero di autoprodurre un libro intero è rischioso, perché parliamo di un anno di lavoro, 2 anni di lavoro, quel che è, passato a produrre una cosa che poi andrà, le persone riusciranno a raggiungerla, visto che non andrà in libreria, non ci sarà una promozione editoriale dietro, eccetera, eccetera, ma sono io sulle mie gambe da solo. È una scelta molto coraggiosa, soprattutto non c'è un editor, non c'è una persona che magari conosce il mezzo più di te e ti dice magari avrebbe potuto aiutarti in quei momenti di panico dove tu non sapevi più come fare le cose. E quindi la domanda che ti faccio è: qual è stato il percorso per il quale alla fine hai deciso di autoprodurlo, e soprattutto qual è stata poi la risposta della tua fanbase a questa scelta, gente che appunto magari è abituata più all'illustrazione, il poster, l'illustrazione bandiera da avere in casa e dentro al cuore, la risposta invece è un fumetto, che è tutta un'altra cosa, no? Allora, io se qualcuno ha la necessità di farlo e pensa di avere questa necessità, entrate nelle autoproduzioni ed uscite da quella che è la dicotomia dell'editoria merceologica, perché è una scuola impressionante, cioè è un autodidattismo bellissimo. Sbagli 200 volte, ristampi 4.000 volte, impazzisci, non sai perfettamente dove stai arrivando. Probabilmente, scusate il disturbo, questo fumetto probabilmente sarebbe stato, non lo so, una forma di scoreggia editoriale all'interno di un'intera boh cosa, o forse di niente, non lo so. Però wow, cioè io posso, da individualità, condividere alla collettività un'esperienza bellissima, e l'esperienza di capire cos'è una rilegatura, di capire cosa cacchio è quel codice a barre di merda che ci deve per forza star dietro, capire come cazzo è la brassatura, la fresatura, il digitale, cioè è tutta una scoperta continua. Quindi fate fumetti, fate autoproduzione se siete persone curiose. Se non siete persone curiose, probabilmente vi affidereste a un editore per la velocità dell'atto, cioè ovvero sia dell'egocentrismo della propria storia, per una velocità immediata di produzione, di distribuzione, che invece non avviene, perché avviene con i pieghi di libri, me li carico io sulle spalle, scendo 18.000 scale a Genova, lì, e me li vado a mettere in posta, ormai mi conoscono, ormai c'è quasi un clima affettivo, sì, sì, sì. E tanto è sempre lui che è al banco delle spedizioni. Oggi quanti? 10, 6, 12, cioè c'è anche un clima proprio umano di vita, che è qualcosa che non mi dispiace, non è impagabile. No, certo. Poi come sta andando il fumetto, chiudo, è la seconda, sta andando strabene, sono felicissimo. Io non mi sarei mai aspettato più di 1.000 copie in autoproduzione. Non è male. Sono no? arrivata la terza ristampa ieri a casa, me la sono camallata per i miei 150 gradini su fino a casa, però arrivare a 1.200 copie da gennaio non lo so, cioè sto scrivendo il secondo, sto scrivendo degli split off, cioè
è fighissimo, è bellissimo, fatelo, vi prego, fatelo. Certo, no, l'autoproduzione è un'avventura, è un brivido, è divertente. Troppo bello. È una follia, però è divertente. Ah sì, ma che figata, è bellissimo. No, ma poi rimanendo sulla questione delle scelte e dell'analogico, diciamo così, di un certo tipo di rapporto umano e un certo modo di vivere il mondo. Tu stai facendo questo tour quasi ininterrotto da 2 anni e lo fai in treno. E è una scelta che io amo, a me piacciono tantissimo i treni, non ho neanche la patente, quindi la scelta anche si riduce, però ho l'impressione, anche per come lo comunichi, che questa scelta di andare in treno sia una scelta politica, ponderata, ben precisa, no? Perché? Parlacene. Allora, i motivi centrali sono chiaramente 2, li analizzo velocemente perché servirebbe veramente, e sarebbe fighissimo un giorno, tra l'altro, fare questo, anche creare un dibattito rispetto sui treni, no, rispetto al movimento delle persone. Cioè, il concetto sta alla base del concetto di velocità. Prima arrivi, prima parti, prima è tutto ok. La risposta per il mio punto di osservazione è no. Non è la velocità che cerco, è l'esperienza. E anche la stessa esperienza del rollio del treno è qualcosa di meraviglioso. Io mi sono fatto, ho fatto 6 giorni in Sicilia in tour e me la sono fatta in treno. Punto. Mia, bellissimo, bellissimo. Cioè, fatelo. Intercity notte, una roba meravigliosa. Io una delle cose, delle cose che più mi piace fare nella vita è la cuccetta, sì, che va in Sicilia. Cioè, sì, svegliarmi a Catania. Cioè, è un po' hardcore dopo un po', però va bene tutto. Fatto di peggio. Esatto, sì. Effettivamente anch'io. Va bene tutto. Però è bellissimo perché familiarizzi, c'è la lentezza, la sigaretta, il dialogo, cioè le storie. Cioè, poi veramente diventano dei micromondi. E beh, il secondo tema è chiaramente l'aspetto dell'impatto ambientale del movimento del mezzo treno. Mezzo treno è alla fine è il più sostenibile di tutti, diciamo, dopo la bicicletta. Attualmente, poi speriamo che ce ne siano ancora di migliori in realtà, certo. Però attualmente è quello che impatta a livello minore, a livello di, ovviamente, di merda sparsa nel mondo, perché scusate se poi la chiudo così, perché poi no, è vero. Fosse soltanto elettricità, smog, roba, boh, non lo so, chissà quanta altra merda sparge un treno o un aereo. Sì, sì, sì. E quindi io ho rifiutato l'automotive nel 2017, ho deciso di rottamare la mia auto, io ho la patente ma non voglio più avere un'auto, perché mi sono detto io di andare in giro con una caffettiera che spara fuori cose allucinanti, che non so, non ho il controllo di quella cosa, non so cosa c'è. Sì, posso avere delle informazioni, cioè, però io non ho mai il controllo di quello che sto lanciando nel mondo. Certo, no, ma poi è anche una questione di ritmo umano, no? Di, come dicevi prima, questa ricerca di arrivare nel posto, devi andare il prima possibile, il più vicino possibile, no? Perché devo poi però ho l'impressione anche che la macchina, io non amo andare in automobile per tanti motivi, appunto non guido neanche, però è lo stesso discorso che facciamo del social, secondo me. Sì. È uno strumento, dipende come lo usi, cioè se lo usi per andare a fare spesa a 100 metri è un problema, se lo usi in 4 per andare a fare una cosa in un posto dove il treno non arriva è un altro discorso, credo. Però dobbiamo anche ragionare da dove arriva questo privilegio di avere o non avere l'auto. Sì, sì, sì. Perché l'avere o non avere il privilegio deriva sempre da una realtà o da una infrastruttura presente a livello popolare che permette un movimento o un'alternativa all'automezzo privato. Al netto delle particolarità incredibili della provincia d'Italia, come le chiamo io, quindi di posti sperduti, che chiaramente l'automezzo ha un senso logico di raggiungimento di un posto assolutamente privo di qualsiasi... Ce n'è tanti in Italia di posti netto, così. Esatto, ma al netto di questa grande parte, che è più di metà del paese, io credo che però ci sia più di un 40% del paese vissuto in 33.000 km in 2 anni e mezzo, che probabilmente invece soffre non di una mancanza solo ed esclusivamente culturale, ma proprio di una mancanza strutturale, cioè fondamentalmente gravissima. Sì, sì, sì. Cioè, dalla provincia in 10... Cioè, faccio un esempio banalissimo. Ce ne sarebbero 18.000. Ne faccio uno qua vicino. Qualcuno, tra l'altro, qua potrebbe saperlo. Brescia-Parma
La tratta ferroviaria Brescia-Parma funziona ancora attualmente con le motrici E470, che sono quelle a diesel, le vittorine, per 65 km a 8,80 euro. Ok, ci metti 1 ora e 50 minuti. Ora, adesso, al netto di tutto, perché poi non va bene neanche la retrologia, siamo andati sulla Luna ma non riusciamo ad arrivare da Parma a Brescia in meno di un'ora. No, non funziona così, perché altrimenti, attenzione, facciamo ancora l'assist, certo, a questo populismo sbagliato. Tra l'altro poc'anzi è morto anche il nano, quindi è proprio il padre. E non uso genitore 1, genitore 2, uso padre, perché è importante usare il padre del populismo di questo paese. Ma al netto di questo, ci ritroviamo ancora con questo tipo di infrastrutture. E quindi la mia domanda è quella che magari condivido a un po' a tutto, a tutte e a tutti, ma una singolarità, non so, di Parma o della provincia, ma vorrebbe spendere 70 euro, 60 euro al giorno pagando gente che trivella al mare, che fa della dietrologia capitalista nel Centro America la sua arma di battaglia, la Tamoil? Io sono stato tantissimo tempo in Centro America. La Tamoil chiude i rubinetti, scatta sul prezzo, tutti a correre, ma sono gente povera. E quindi la domanda è: qual è la ganascia che potrebbe rompere la tagliola del capitalismo che sta dietro tutto ciò? Ancora una volta. E non lo so, io non lo so, perché non lo so. E quindi l'unica cosa che ho potuto fare è prendere un'auto, rottamarla, e prendere un sacco di treni, perderli, bestemmiano un sacco di volte, perché un gioco divertentissimo perdere i treni e basta, tutto qua. Sì, no, appunto, il movimento, no? Il movimento in treno, il movimento umano, il movimento politico, no? Un tema che torna molto nella tua produzione e non solo. Mi permetto solo un'interruzione per chiedere a Studio Pazzia se hai detto alla persona dopo di te di andare a disegnare. Non lo sta facendo. Silvia, Cogo, obbligala. È scappata, si è vergognata. Va bene, torniamo a noi, scusami. Ho l'angoscia che questa cosa non vada avanti. Mi sta divorando. E... no, dicevo, il movimento, appunto, è una cosa che per te è anche il sottotitolo del libro. Cioè, scusate il disturbo, un fumetto ideale per chi vive in movimento, no? Questo fumetto racconta tante cose, racconta un po' i viaggi che hai fatto, ma racconta anche l'attualità, racconta anche delle criticità che ci sono dentro ai movimenti, dentro ai centri sociali, eccetera, no? Che per chi vive questo mondo qua è un rischio, no? Perché rischi di prendere parole, insomma, anche. E che forse hai preso anche, non lo so, questo ce lo dirai, però appunto il fumetto racconta, parla di movimento, ma sotto tanti aspetti parla di tante cose belle e brutte del movimento. Ecco, dici quali, perché prima mi hai detto ci sono tanti topic dentro, no? Tanti punti chiave che secondo me sono molto caldi, molto attuali, molto importanti, insomma, ma anche sono proprio tanti, insomma, com'è possibile che tu li abbia combinati in quest'opera, insomma? Sto giro non mi rifugio dietro la frase non lo so, in realtà perché sono avvenuti in questa cronologia. Cioè, il fumetto parte da un periodo storico particolare, che è quello del movimento dell'onda, nel senso, infatti parte da Genova, parte da quelli che la stampa chiamavano post-giottini, con questa cosa, tra l'altro, con questa elettrologia anch'essa da stampa, ma la stampa ha sempre regalato grandi emozioni. Parte da lì, quindi, da persone che hanno perso il volto perché la repressione silenziosa che avvenne proprio in quegli anni fu talmente silenziosa che si persero i nomi, si persero i volti, si persero le persone. Io ho perso tantissime persone che non ritroverò mai più nella mia vita. Eppure erano con me a Roma, erano con me a Ferrara, erano con me a Bologna, erano con me a Milano, in corso Buenos Aires 2006, meraviglioso, grande giornata, faceva un caldo, Belinche era una roba incredibile. Detto questo, in tutti quei momenti lì, dove sono finiti tutti? Si sono dispersi, non si è più ritrovata quella persona. E allora ci si rifugiava nei CS.
MCS comunque ora e all'epoca non erano esenti da delle criticità molto pesanti, delle criticità enormi. Persone che non ci sono più anche per le violenze subite all'interno degli stessi spazi sociali. Per un senso di immaturità, per un senso di mancanza del tempo, per un senso di una mancanza di analisi, non lo so perché io li ho vissuti per la mia età anagrafica, li ho vissuti direttamente in quella fase di crescita, quindi non ho la percezione di aver capito esattamente cosa stava capitando, ma io so che per esempio un amore meraviglioso che mi è stato a fianco, con la quale abbiamo vissuto tantissimo, non c'è più per queste criticità. E quindi perché il fumetto? È perché è stato anche riportare in vita delle persone che non ci sono più. E quindi guardare in faccia la realtà e poterla analizzare in senso franco può aiutare ad avere un nuovo balzo, un nuovo rimbalzo per il movimento. La mia risposta, penso, possa essere sì. Ecco, ok. Sì, beh, penso che tutti noi sappiamo, tutte le persone che vivono un po' i movimenti sanno di cosa stai parlando, in una certa misura. Ed è interessante anche pensare che hai trovato uno strumento per raccontarla, non solo a chi ci sta dentro, perché poi quando la racconti diventa vera, no? Ma anche, insomma, anche e soprattutto a chi ti segue da fuori, magari, no? Che sono sicuro che hai una fan base, chiamiamola così, anche di persone al di fuori dei movimenti, persone che magari simpatizzano ma che non ci stanno dentro e non conoscono fino in fondo. Però sono certo anche che tutto questo serve anche un po' a umanizzarli sotto vari aspetti, no? Insomma, a renderli più meno bianchi o neri, no? Insomma, con delle sfumature di grigio, che la vita è fatta così. E poi tu ne hai visti tanti, insomma, di centri sociali, di realtà sociali e di cose, quindi sai quello che dici. E ancora una volta è il movimento, no? Che ti porta un po' in giro così. E quindi volevo chiederti, questi treni dove ti porteranno adesso? Nei prossimi mesi, quali sono le cose che stai facendo adesso o quelle che non vuoi più fare soprattutto anche? Allora, quello che non voglio più fare è stare in silenzio, perché la situazione sta diventando particolarmente, radicalmente cancerogena in questo paese per diversi fronti, legittimati altresì al di fuori della retrologia che già è stata spiegata anche ampiamente su questo palco nelle presentazioni precedenti, quindi non ripeterò. Penso e spero che tutti abbiate capito a cosa mi faccio riferimento. Quindi quello che non voglio fare è stare in silenzio su alcune cose, vorrei iniziare a farne qualcosa di più, fondamentalmente. È stato molto bello questa avventura dei podcast, adesso sono partiti, Appunti di Militanza stanno andando super bene, adesso ce ne uscirà, ovviamente, perché il tempo è perfetto, la prossima puntata, spoiler, sarà le mirabolanti avventure legali di Silvio Berlusconi, la sto finendo, perché poi tra l'altro PS starci dentro in 10 minuti, sì, è un colossal quello, ci puoi, cioè una roba che tipo in 10 minuti abbi pazienza, ma è un casino incredibile. E quindi podcast, split off del fumetto, adesso uscirà un altro progetto nuovo, sto ideando questa fustella di stampa assurda in cui ci saranno degli split off fra un fumetto e l'altro, ma a forma di giornale, tipo è un quotidiano, quindi ti prendi tipo un quotidiano e tu lo apri e c'hai tipo e poi per vedere il finale devi aprirlo tutto perché diventa un manifesto gigantissimo. Quindi mi sto inventando delle cose. Una posterzin. Il termine tecnico è questo. Una posterzin, esatto. E poi voglio andare in un sacco di luoghi dove non sono ancora riuscito ad andare. Mi manca Valle d'Aosta e Sardegna. Poi sono riuscito ad avere contatti con tutto il movimento italiano e ho bisogno di tantissimo di ascoltare e tantissimo da imparare da quelle persone che stanno al fronte di lotta nei territori. Io sono una persona che appare in questa veste, supporta, sta dietro, ci conosciamo, sapete perfettamente che ci sarò sempre dalla stessa parte, mi troverete, ma io in quel momento sto in studio a disegnare, non sono a Venau, non sono a Lesbo, non sono a Lampedusa, in quel preciso momento dove disegno quel fatto. Quindi ecco perché giro, perché ho bisogno di conoscere.
se non so preferisco non disegnare. Come io ho creato quei disegni, io li distruggo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qui da noi oggi. E, vabbè, Gasp continua, chiaramente siamo qui ancora diverse ore. E, rimane anche il banchetto di Militanza Grafica. Se avete qualsiasi altra curiosità potete andare a chiedere. E abbiamo varie copie del fumetto, insomma, vi fa anche una dedichina se avete piacere. Prima di chiudere, di salutarvi e di lasciarvi a quello che poi c'è stasera, cioè il DJ set con Psycho Beats, che insomma sarà una gran ficata. E per salutarci, per salutarvi, io lascio il palco a Militanza Grafica, che insomma negli ultimi incontri che sta facendo chiude, correggimi se sbaglio, con una specie di, chiamiamolo così, monologo, Lo spiegone. Come? Spiegone, no? Uno spiego e, uno spiegone grafico, no, verbale. Esatto. E quindi appunto vi chiedo un grande applauso per Militanza Grafica. Io lascio il palco a lui e ringrazio tutti e tutte per essere venuti, e chi c'era già stato, ma anche chi è la prima volta che viene al GASP. Siete tutti bellissimi e bellissime. E Militanza Grafica. 1914, Antonio Gramsci, parte così il concetto di indifferenza, l'indifferenza che nasce, che cresce poi negli spazi, nei luoghi, anche dove in realtà non nessuno di noi poteva immaginarli. L'indifferenza è qualcosa di assurdo in realtà, perché in quel periodo storico, era il 1914, pochi anni dopo l'Italia sarebbe scesa in guerra, la guerra del 15-18, i ragazzi del 99, la disfatta di Caporetto, lo sciopero dell'esercito che se ne va via da Trento, sono scene incredibili che restano in questo paese, e nell'indifferenza più totale centinaia di migliaia di persone abbandonarono il fonte. Quindi l'indifferenza, come può essere vista da una parte positiva, una parte negativa, dipende un po' anche dalla prospettiva in cui la si guarda. Ed è impressionante come l'indifferenza oggi possa essere il nostro incubo in realtà, e non più di quelle meravigliose persone che decisero di abbandonare il fronte. E quindi, ancor prima di questa indifferenza, allora iniziamo un attimino a capire cos'è la differenza fra non pensare, non voler guardare e invece far notare di più. Non lo so, il climate change, la lotta contro il cambiamento ambientale, descritta come faraginosa, stupida, ignorante, folle, ragazzini, ragazzine che si divertono, quando in realtà dovrebbe interessarci tutto e tutte e tutti in questa meravigliosa palla blu, come la chiamavano quelli della NASA, quando videro la pallina blu all'interno del sistema solare. Qua c'è una pallina blu, siamo noi. E invece la differenza del non passare indifferente proprio nella sfarzosa cerimonia avvenuta poc'anzi in quel di Milano, della persona che mi ha rubato il futuro, che ci ha rubato il futuro, la mia generazione ce l'ha rubato, ce l'ha distrutto, con assolutamente, totalmente, la complicità di un intero emiciclo parlamentare. Perché questa è la realtà, non l'ha fatta solo lui, non è stato solo lui a fare il cocopro, il G8 di Genova, attenzione, Genova la scelse D'Alema, piccolo inciso. Passa indifferente la morte di più di 600 singolarità avvenuta pochi giorni fa, fra la Grecia e l'Italia. Passa nell'indifferenza più totale, sì, 4 articoli, 5 articoli, e poi qual è la risoluzione? E invece passa differente all'attenzione a un comico che con una battuta feroce poche ore fa a Roma aizza l'intero circo mediatico. Incredibile, che paese. Passa indifferente le continue e costanti violenze di genere, continue, perpetrate in questo paese, senza se, senza ma, e faccio un piccolo inciso se mi permettete. Me le sono dovute segnare perché sono troppe.
11.06 Bologna, due giovani vengono insultati, spinti, ingiuriati sul bus per tutto il viaggio. Siamo in quel di Viale dell'Indipendenza, scappano dall'autobus prima di essere pestati. 10.06, il giorno prima, Torino, due giovani durante uno spettacolo a teatro vengono insultati da uno spettatore. Esso verrà allontanato e li minaccerà di aspettarli fuori. 10.06, Parma, sei vestito da frocio e lei la tua puttana. Scappano appena in tempo, erano in un parco vicino a Parma. Riescono a fuggire prima di essere pestati. 7.06, Pavia, forse questa l'avete vista un po' più tutte e tutti. Luca e Nicolas, queste due singolarità all'interno della stazione, escono e rincorse da una singolarità omofoba che li insulta a nastro e riescono a farcela. 7.06, Monte Silvano, Pescara, mediatore Arci Gay viene aggredito a calci e pugni in un bar perché appunto era lì a dare la locandina del Pride. Ecco, chiuso l'inciso, ma non possiamo passare indifferenti alle sterili battaglie intorno a un patrocinio. Il patrocinio! L'intero Pride di questo paese ha parlato del patrocinio tirato via Roma. Vi elenco qualche cosa a cui serve il patrocinio. Me le sono segnate, questo direttamente dal sito di Roma. La 52esima sagra del salame di Sant'Olcese, la 42esima edizione della festa d'estate dell'oratorio di Ciriverghe, il 30esimo raduno dei rapdomanti al lago Massacciuccoli. Ora, io vorrei capire qual è il senso. E invece passa indifferente cosa? Passa indifferente l'Emilia. L'Emilia in questo momento affogata prima e adesso solidificata in un fango che si è bloccato, è difficilissimo da tirar via. La gente che deve bagnare il fango, incredibile, guardate la doppia violenza. Arriva l'acqua, adesso devono rinondare per tirar via il fango, una roba incredibile. E ovviamente il circo mediatico che si sposta verso il San Raffaele perché il nano sta morendo. Non passa indifferente il ponte sullo stretto di Messina. Questo render che pare qua e là a volte, no? Lo vediamo in tantissimi, no? Boh, io ci sono stato recentemente, sono un privilegiato, me ne rendo conto, ci sono stato. Io ho visto le aree che verranno distrutte. Sono 13 campi da calcio, 13 campi da calcio che distruggeranno due paesi, Torre Faro e Villa San Giovanni. Non ci saranno più ecosistemi completamente distrutti. Per cosa? Per che senso? Se non per propaganda e per pura speculazione capitalista. Ah, pro tip e chiudo. Nel PNRR, anche questa roba qua italiana classica del RRR, quante cazzo di R ci metti? Ora, il PNRR ha condiviso e approvato quelle che sono le spese per il ponte sullo stretto, ma ha levato quelli che sono gli aggiornamenti di una rete datata 1952, che è la rete ferroviaria fra Catania e Palermo, che ci si mette esattamente 4 ore e mezza. Una roba impressionante. A 70 chilometri. Follia. E poi l'indifferenza, e qua sto per chiudere, l'indifferenza sulla casa, l'indifferenza sugli affitti, di studenti che si barricano nelle tende per protestare e qualcuno dal quadrilatero della moda di Milano, ex direttore di un importante giornale finanziato dallo Stato italiano, risponde: andate a lavorare, siete figli di papà. Oh, non lo so, io non mi piacerebbe friggere delle patatine a 5 euro in nero per poi dover pagare sempre in nero un buco di merda dove io invece mi intossico con la muffa e tutto il resto per il diritto allo studio. Vabbè. L'indifferenza della grande politica nazionale, e chiudo, e vorrei anche un grande applauso se potete, se volete, a tutti gli operai e l'operai della GKN di Campi Bisenzio, se potete fate un applauso, grazie. Che in questo preciso momento sono 8 mesi che non hanno la cassa integrazione, sono quasi 2 anni, manca pochissimo, saranno 2 anni di occupazione di quella fabbrica. Il progetto c'è, lo vogliono fare, socializzazione dell'azienda, carbobike, pannelli solari di ultimissima generazione, hanno tutto, io ci sono stato la prima settimana di occupazione, ero dentro, hanno tutto. Eppure non passa l'indifferenza di tutte quelle persone post-fasciste, fasciste a Roma, a Firenze, che pestano studenti. Casa Pound è ancora lì. E invece qua c'è tutta questa differenza. Insomma, dimenticare, no? A volte, vi saluto così, no? Con la parola dimenticare. Dimenticare quella periferia laggiù, che un po' il movimento ha dimenticato.
ha lasciato spazio ai fascisti, a queste organizzazioni parafasciste. Torniamo nelle periferie, tutte insieme. Perché è da lì che un po' tutti veniamo. E quindi una cosa va detta. Quando vedremo quello sguardo profondo da una persona a fianco a noi, probabilmente avremo spento lo smartphone per una volta. Per una volta nella nostra vita l'avevamo spento. E anche se non ti vedrò, anche se non ti abbraccerò, anche se non ti amerò, non vedrò la rivoluzione. Non vedrò quella dolce rivolta che io disegno, provo a disegnare in qualche maniera, ok? Anche se non ti accompagnerò, anche se resterò e resteremo magari un po' tutti solo del disturbo, sarà stata una vita, non indifferente. Grazie a tutti, a tutte e a tutti.